Benvenuti ad una nuova puntata di Lente di Ingrandimento. La nostra lente si posa oggi sul vulcano Vesuvio, un vulcano tra i più importanti dell'Europa continentale, purtroppo anche tra i più pericolosi, ma sicuramente il più monitorato. Cominciamo questo nostro viaggio all'interno dell'ente parco del Vesuvio, parco istituito nel 1995, e insieme ad una guida cercheremo anche di scoprire quelle che sono le bellezze di questo parco. Andiamo. Della città, i campani amano chiamarlo a montagna, come recitava il poeta Libero Bovio nella sua canzone del 1915, Com'è bella montagna stanotte. Il Vesuvio, il gigante da rispettare, si erge in tutta la sua spaventosa bellezza ed è senza dubbio uno dei vulcani più famosi della Terra. Il clima mite, la vicinanza al mare e a Napoli lo hanno fatto diventare ben presto uno dei vulcani più visitati al mondo. Fonte di ispirazione tra scienziati e scrittori, pagine e pagine sono state scritte per spiegare e ricostruire storicamente la vita di questo giovane vulcano, che costituisce un colpo d'occhio di inconsueta bellezza nel panorama del Golfo. La sua fama deriva anzitutto dalla storica eruzione del 79 d.C., con la quale entrarono nella storia le città romane di Pompei ed Ercolano, distrutte ma nel contempo rese immortali da lava, cenere e lapilli. Vesuvio vita e morte, riposa beffardamente, pronto in ogni momento ad affermare la sua forza primordiale. Dalle pendici del Vesuvio ci siamo spostati nel sentiero 5, sentiero che ci condurrà nel Gran Cono del Vesuvio. Io non sarò sola, ma sarò con Luigi Maisto, che vi presento, che è praticamente il presidente delle guide vulcanologiche dell'ente parco. Benvenuto Luigi, ci accompagnerai in questo viaggio, un viaggio assolutamente suggestivo, possiamo dire ai nostri telespettatori? Sicuramente. Sicuramente, allora noi ci abbiamo, questo è il sentiero 5. Sentiero che ci conduce dalle pendici del Vesuvio al Gran Cono, come abbiamo detto. Sì, prima. L'inizio comincia nel piazzale dove avete parcheggiato la macchina a quota 1000 e c'è un dislivello di 200 metri e in circa 20 minuti si dovrebbe arrivare in cima, dove c'è un panorama poi mozzafiato. Noi sappiamo che il Vesuvio è alto 1281 metri, ha una larghezza di 500 metri e una profondità di 300 metri. Questo vulcano, che è di una bellezza suggestiva e incomparabile, fa tanta paura. Noi vediamo che sono tanti anche stamattina, una giornata splendida di sole, che vengono a visitare il vulcano. Sono circa 400.000 i turisti che ogni anno vengono a visitare il vulcano Vesuvio, stranieri, italiani? Sì, la media è più o meno quella che dicevi tu, la maggior parte sono tutti stranieri, come puoi anche già sentire dalle voci. Diciamo che più o meno c'è una media, un 70% sono stranieri e un 30% di italiani. Questo sentiero che abbiamo cominciato a percorrere per arrivare al Gran Cono, quanti metri è? Di lunghezza è circa un chilometro, sono circa 900 metri in salita e poi una volta arrivati al cratere ci gireremo intorno e più o meno è tutto pianeggiante. C'è da dire che coloro che vogliono arrivare fino proprio alla sommità del cratere, al Gran Cono, hanno bisogno necessariamente di una guida, sì. Cioè oltre i 1000 metri è obbligatoria, sì, la guida, però è una questione anche di sicurezza, soprattutto di sicurezza. Cosa chiede di più
I turisti sono affascinati perché il vulcano è affascinante in sé. Noi già da qua vediamo che si comincia a intravedere un pochino di panorama. Quello che guardiamo di fronte è il vecchio vulcano del Monte Summa. Perché appunto spieghiamo un po' come poi nasce il Vesuvio. Sì, il Vesuvio è un vulcano cosiddetto a recinto, cioè un vulcano dentro un altro vulcano, una sorta di matriosca. Esternamente c'è l'edificio del Monte Summa, che probabilmente nel passato raggiungeva circa 2000 metri, fu distrutto da un'eruzione, da diverse eruzioni esplosive, formando questa enorme caldera che noi guardiamo qua sotto. Infatti la caldera Somma, perché appunto diciamo la caldera Somma è il gran cono del Vesuvio. Se noi immaginiamo di guardare il Vesuvio dall'alto, vediamo proprio che c'è questo cono all'interno della caldera del Monte Summa. Che poi vedremo. Queste sono le due strutture morfologicamente distinte ma connesse nello stesso tempo. Sì, perché la camera magmatica è la stessa. Attualmente la camera magmatica si trova a circa 8-10 km di profondità e pare che abbia un'estensione di circa 400 km quadrati, quindi c'è un enorme lago di lava sotto al Vesuvio. E questa lava sicuramente è ciò che preoccupa poi gli esperti e i vulcanologi. Sì, c'è da dire che il Vesuvio è costantemente monitorato dall'osservatorio vesuviano, ci sono una miriade di sensori che lo controllano 24 ore su 24, per cui sicuramente quando sarà, speriamo il più tardi possibile, si riuscirà a capire che c'è qualcosa in corso. Ci sono una serie di segni premonitori, per cui insomma sarebbe abbastanza auspicabile e probabile che un'eventuale eruzione si possa per tempo prevedere e quindi prendere le misure alternative. Come abbiamo detto al Gran Cono, ci fermiamo in un posto che è assolutamente suggestivo perché ci consente di vedere e ammirare Punta Nasone. Che cos'è questa Punta Nasone? Punta Nasone è il punto più alto del Monte Summa, misura 1131 metri, e se guardi bene sembra quasi il volto di una persona che sta guardando il cielo. Veramente di straordinaria bellezza. E poi vediamo anche tutta la colata lavica dell'eruzione del 1944. Esattamente, il fiume è anche chiamato fiume di lava perché sembra quasi come un fiume che scende giù e come puoi vedere ha un colore grigio, ma in realtà il colore è dato da un lichene che la ricopre completamente, che è tipico del Vesuvio, e gli dà questo colore grigio perché in realtà la lava ha più un colore marrone rossiccio, come questo colore che vediamo che qui a noi terra adesso calpestando. E questo lichene è la prima forma di vita che colonizza la lava e prepara poi il suolo alle piante pioniere che verranno in seguito. Qua abbiamo detto l'eruzione è il 1944, quindi parliamo circa di 77 anni fa, quindi un'eruzione assolutamente recente considerando sì, i tempi dell'attività vulcanica. Di moderata energia, cioè voglio dire, se tutte le eruzioni del Vesuvio fossero come quella del 1944 non produrrebbero grossi danni, perché questa lava seguendo la morfologia dei luoghi è arrivata fino a raggiungere due paesini che sono Massa e San Sebastiano. Però diciamo che è un'eruzione che è avvenuta quasi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'erano tanti altri problemi, non è un'eruzione molto ricordata dalla popolazione locale, tranne forse per gli abitanti di Massa e San Sebastiano, che sono stati quelli che hanno visto le case rase al suolo. Ricordato purtroppo con l'eruzione del 79 d.C., un'eruzione che ha portato alla scomparsa di territori bellissimi come Pompei, Ercolano, un'eruzione che è stata devastante. Sì, ed è la prima eruzione di cui si ha una memoria
testimonia scritta. Una testimonianza scritta. Perché Plinio, il giovane, descrisse questa eruzione guardandolo ad Amiseno, che sta alle nostre spalle. Suo zio, Plinio il Vecchio, che era il comandante della flotta romana a Pozzuoli, arrivò in soccorso dei pompeiani e degli ercolanesi, però purtroppo anche lui morì durante quell'eruzione. E 18 anni dopo, sollecitato da Tacito, Plinio il Giovane ricordò in queste due lettere a Tacito dell'eruzione del 79. Infatti Plinio scrisse allo storico Tacito e raccontò di questa eruzione, di qui i primi documenti proprio cartacei, sì, dell'attività vulcanica. Queste due lettere sono state molto importanti per ricostruire poi l'eruzione in sé, sono state molto utili ai vulcanologi per ricostruire l'eruzione. Questo sentiero, che è bello ripido, però è immerso in questo silenzio che è veramente suggestivo, vediamo anche che c'è un colle completamente verde, allora, colle Umberto. Questo che stai guardando tu, esattamente, il colle Umberto è uno splendido esempio di cupola lavica. Cioè qua nel 1800, più o meno nel 1855, si aprirono delle fratture proprio sotto a questo colle e fuoriuscì della lava che si è accumulata intorno a questa frattura formando appunto questo colle che adesso rivediamo tutto ricoperto di vegetazione. Questa vegetazione è frutto di un lavoro dell'uomo, chiaramente. Sì, come ti dicevo prima, tutta questa vegetazione che si vede soprattutto sul lato ovest del versante del vulcano è tutta riforestazione. E anche da questo punto è possibile vedere quel fiume di fango che praticamente abbiamo già detto prima risalire all'eruzione del 44. Continuiamo questa nostra salita, questo nostro percorso fino a giungere al Gran Cono. Point delle guide vulcanologiche, un punto dove voi vi incontrate e fate il punto un po' della situazione? Sì, da questo punto finisce la salita e comincia, diciamo, questa parte pianeggiante, forse la parte più bella dell'escursione. Da questo punto i turisti più avanti riescono a vedere già il cratere e ammirare poi questo panorama mozzafiato. Un panorama bellissimo. Noi abbiamo anche detto che il vulcano è assolutamente monitorato 24 ore su 24. Esiste proprio qui sul Vesuvio il vecchio osservatorio vesuviano, da dove veniva prima, all'epoca dei Borboni, monitorato il Vesuvio, che poi sappiamo si è spostato, come vediamo nel corso della nostra trasmissione, a via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove chiaramente ci sono delle attrezzature più all'avanguardia. Sì, esattamente, quell'edificio rosso che si vede là sotto, quello è il vecchio osservatorio vesuviano, primo osservatorio vulcanologico al mondo, è stato costruito nel 1845, all'epoca c'era la necessità di avere un osservatorio localizzato sul Vesuvio. Le uniche strumentazioni che allora avevano per controllare il Vesuvio erano i sismografi e uno dei direttori dell'osservatorio è stato appunto Mercalli, che è quello della scala Mercalli. Più importanti dell'Europa continentale e anche purtroppo uno dei vulcani più pericolosi, per questo monitorato 24 ore su 24 dall'osservatorio vulcanologico vesuviano con il direttore Marcello Martini, a cui abbiamo chiesto quelle che sono le caratteristiche di questo vulcano, ma soprattutto quali
quale le possibili evoluzioni. Dell'Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, siamo insieme al direttore Marcello Martini, grazie per averci accolto in questa sala operativa che è il centro di monitoraggio un po' di quelli che sono tutti gli eventi correlati ai terremoti e soprattutto il centro di monitoraggio anche del vulcano Vesuvio e dei Campi Flegrei. Mi corre l'obbligo di farle una domanda: il vulcano Vesuvio e i Campi Flegrei sono veramente tra i più pericolosi al mondo? Beh, lo sono, perché la pericolosità deriva non soltanto dai fenomeni che questi vulcani possono produrre, ma anche dall'esposizione, cioè quante persone di fatto sono nell'area soggetta, diciamo, interessata a questi fenomeni. Considerando la popolazione dei Campi Flegrei e quella del Vesuvio, ovviamente diventano immediatamente i vulcani con maggiore rischio, anche se non sono quelli più esplosivi in assoluto. Allo stato, quale dei due vulcani preoccupa di più voi esperti? Beh, la preoccupazione per quanto riguarda gli esperti nasce dalla fenomenologia che noi possiamo aspettarci e le nostre capacità di monitoraggio. I Campi Flegrei sono un sistema più complesso rispetto al Vesuvio, in quanto è un'area più che un semplice vulcano, e quindi per noi, diciamo, è oggetto di studio e di approfondimento in questo momento, anche in funzione delle nostre capacità di previsione per quanto riguarda, e quindi è oggetto di attenzione forse maggiore per questo tipo di problema. Vengono monitorati 24 ore su 24 dal vostro osservatorio? Sì, noi abbiamo personale in turno qui nella sala e abbiamo anche un sistema di collegamento, di comunicazione con il Dipartimento di Protezione Civile che ci permette di segnalare qualsiasi cosa osserviamo, e questo lo utilizziamo tra l'altro anche in questo periodo che non ci sono evidenti segnali di riattivazione di questi vulcani, perché segnaliamo anche piccoli fenomeni che potrebbero essere avvertiti, oppure presenza di piccoli terremoti, anche se questi ovviamente non ci preoccupano dal punto di vista della previsione. Osservazione veramente straordinaria, di là vediamo il mare, il golfo, le case costruite alle pendici del Vesuvio, e da qua vediamo uno scenario veramente inquietante. Il Gran Cono, visto da questo punto di osservazione, mette quasi paura. Sì, questo è il primo affaccio sul cratere, e questo è proprio il cratere che è venuto fuori dopo l'eruzione del 1944, più o meno è rimasto uguale, il punto più alto. 1280, e da quel punto il cratere è profondo circa 300 metri. Su questo lato si vedono tutte queste stratificazioni, e ogni stratificazione è appunto una diversa eruzione. L'ultima che si vede al di sopra di questa linea biancastra suborizzontale è appunto tutta la lava del 1944, che ha interessato soprattutto il lato nord del cratere, per poi scendere nella Valle del Gigante e poi arrivare fino a Massi, a San Sebastiano. Una domanda che nasce spontanea: voi guide avete paura di stare quotidianamente qui sul vulcano Vesuvio? No, credo né io né i miei colleghi abbiamo paura, perché sappiamo che il vulcano, un'eruzione non può avvenire nel momento in cui noi stiamo parlando, sappiamo che il vulcano è continuamente monitorato dall'osservatorio Vesuviano, e poi più avanti vedremo alcune delle strumentazioni che stanno proprio sul Vesuvio, e quindi, diciamo, siamo certi che l'osservatorio riuscirà a prevedere la prossima eruzione, e noi chiaramente non staremo qua. In questa sala vediamo tantissime apparecchiature che voi controllate continuamente, costantemente, sì, abbiamo detto. Noi qua riceviamo tutti i dati dei nostri sistemi distribuiti sul territorio, che ci permettono di rilevare dei parametri significativi per quanto riguarda il monitoraggio che dicevamo prima. In particolare quello che stiamo osservando adesso sono segnali sismici che chiaramente indicano qualcosa di immediato, e per questo vengono pure visualizzati in tempo reale per i nostri
siamo collaboratori che lavorano. Infatti qua leggiamo proprio Vesuvio, sì, quindi sono questo è per il le varie aree. Noi abbiamo Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio come Sicilia, come vulcani attivi, ma noi come osservatorio vesuviano monitoriamo anche sismologicamente Stromboli, che non solo è un vulcano attivo ma anche in attività, quindi magari sui segnali Stromboli possiamo dire pure cosa fa un vulcano quando invece è in fase eruttiva. Sappiamo che attualmente il Vesuvio, per quanto è, diciamo, vedendolo è completamente, come dire, fermo, comunque manifesta circa 500-800 terremoti l'anno di bassissima magnitudo, quindi non avvertibile alla popolazione per la stragrande maggioranza, però questo testimonia comunque che è un vulcano che attivo, è un vulcano assolutamente respiro, attivo, diciamo. Ma una probabile eruzione del Vesuvio sarà necessariamente preceduta da un terremoto di forte intensità? No, non è detto che i terremoti siano, anzi, i vulcani, diciamo, hanno una tipologia di sismi un po' diversa da quelle che sono le aree tettoniche. Noi non ci basiamo sull'intensità dei fenomeni da un punto di vista sismico come precursori, ma sulla tipologia, soprattutto tipologia e distribuzione del tempo. I vulcani sono caratterizzati da eventi che hanno diversa origine come forza che rigenera. Una di queste è, si può facilmente immaginare, proprio il movimento del magma o comunque la risalita di fluidi. Il sentiero 5 che ci porta al Gran Cono è formato da materiale piroclastico. Sì, il materiale piroclastico è un termine per definire questo materiale sciolto che è formato da cenere, lapilli, piccole scorie, ed è un materiale poi che è stato responsabile della distruzione di Pompei ed Ercolano e delle altre città romane nei dintorni. Ha un colore anche un po' rossiccio. Sì. Questo materiale è anche molto utile per l'agricoltura, perché i terreni di origine vulcanica sono molto fertili. Ecco perché tutta questa piana, appunto la piana campana, dai romani era chiamata anche Campania Felix, perché i terreni erano molto fertili. Prima del 79 d.C. si credeva che questo vulcano Vesuvio fosse un vulcano dormiente, addirittura i romani non capivano cosa fosse un vulcano, all'epoca non c'erano questi mezzi di conoscenza, ritenevano soltanto il Vesuvio un terreno molto fertile. Sì, poi se ne sono accorti dopo della natura vulcanica del Vesuvio. Però all'epoca tutti quei segnali che provenivano dal Vesuvio, quali terremoti o fumarole, erano soltanto considerati come dei segnali mandati dagli dèi per rimetterli sulla giusta strada, diciamo. Qui vediamo anche che c'è una stazione meteo. Sì, questa è una stazione di rilevamento. Di rilevamento meteo, e anch'essa molto importante in questo sistema di sorveglianza dell'intera area, perché insomma è importante capire la direzione, la velocità dei venti, la temperatura, la quantità di pioggia che ci sono comunque in questa zona. Oggi è una splendida giornata di sole, come i telespettatori possono vedere, ma quando piove qui al Vesuvio i danni possono essere seri, soprattutto quando piove abbondantemente. Sì, e questo è un esempio delle ultime piogge degli inizi di ottobre che hanno scavato questo canale, e poi c'è bisogno di eseguire queste gradonate in legno e roccia per riuscire a tamponare ai danni provocati dal maltempo. Perché ricordiamo che qui sul Vesuvio non è possibile utilizzare altri materiali, tipo sono, il cemento. Sì, queste sono opere di ingegneria naturalistica, solo materiale naturale. Solo materiale naturale. Luigi, percorrendo il sentiero che tra poco ci porterà proprio sulla Gran Cono, che abbiamo già visto da un altro punto di osservazione, incontriamo questa enorme roccia che voi definite una vera e propria bomba vulcanica. Bomba vulcanica, è quello che in geologia e in vulcanologia viene chiamata bomba vulcanica, cioè sono pezzi di lava che vengono lanciati in aria durante le eruzioni esplosive. Questa è una abbastanza grande, più di 2 metri di diametro, e per il suo peso chiaramente è caduta molto vicino all'edificio vulcanico. Ma per darvi un esempio, Pompei, che dista circa 10 km in linea d'aria dal cratere del Vesuvio, ebbene a Pompei si trovano bombe vulcaniche di circa 30 cm di diametro. Quindi possiamo capire quanto siano distruttive. Esatto.
e molte delle persone morte a Pompei e probabilmente anche ad Ercolano furono colpite appunto da questi proiettili di lava che cadevano sulle loro teste. Il 14 settembre del 2008, qui al Vulcano Vesuvio, una visita di eccezione al Cardinale Crescenzo Sepe, Arcivescovo di Napoli. Vediamo che è stata deposta anche una targa con una preghiera. Sì, questa è stata un'idea del Cardinale Sepe, che ha voluto questa immagine della Madonna di Pompei proprio sull'orlo craterico del Vesuvio. E da allora, come vedete, c'è sempre qualcuno che viene a depositare un mazzo di fiori. Infatti vediamo la Madonna di Pompei e dietro vediamo il Vesuvio che erutta. Sì. In questa immagine. Qui salendo sempre per il sentiero 5 vediamo che ci sono anche tanti souvenir, perché i turisti che vengono sono tanti ed è giusto che ognuno voglia portare un proprio ricordo. Sì, ognuno vuole portare a casa un ricordino del Vesuvio. È forse uno dei pochissimi vulcani al mondo che ha dei negozietti fino proprio all'interno, sì, del cratere. Il cratere sta a 5 metri. A 5 metri dal cratere possiamo vedere. Non è percorribile per i turisti, no. Siamo scesi proprio per i telespettatori di Rente d'Ingrandimento grazie a Luigi che ci ha accompagnato. Qui veramente lo scenario è fantastico perché si cominciano anche a vedere le fumarole, siamo, sì, proprio all'interno. Noi stiamo già all'interno del cratere, a pochi passi ci sono le fumarole. Questo è un sentiero che attualmente non è percorribile dai turisti, ma lo è stato nel passato, fino agli anni 80 lo è stato, e si arrivava proprio dietro a quel punto dove adesso ci sono le fumarole, dove le vecchie guide facevano l'esperimento della ionizzazione. È veramente suggestivo, peccato che voi non potete sentire da casa quello che è anche l'odore e il silenzio di questo luogo davvero incantevole. Ci troviamo proprio all'interno di questo cono che è enorme, una bocca gigantesca. Luigi, siamo proprio scesi in questo sentiero impervio, ma come giustamente dicevi tu, ne valeva la pena. Vediamo le fumarole che rendono tutto ancora più suggestivo. Siamo all'interno del Gran Cono. Sì, questo è uno dei punti più caldi attualmente delle pareti del cratere. La temperatura di queste fumarole è intorno ai 70-80 gradi centigradi e, come puoi ben vedere, il fondo del cratere è completamente ostruito e chiuso, c'è questo famoso tappo e la camera magmatica, come dicevamo prima, è a circa 8-10 km di profondità. Ricordiamo che un tappo che praticamente talmente spesso, perché poi la magma, la parte viva del vulcano è a circa 8 km, sì, di profondità. Quindi è ancora abbastanza in profondità. Quando la pressione di questa lava riuscirà a vincere la forza di questo tappo, ci sarà l'esplosione. Ricordiamo che il Vesuvio è un vulcano relativamente recente, perché la vita dei vulcani, un giovanotto, 17.000-18.000 anni è pochissimo per un vulcano, perché la vita media di un vulcano è 700.000-800.000 anni. Sì, il Vesuvio, come dicevo, è un vulcano ancora abbastanza giovane, deve ancora, diciamo, dare. Speriamo però che ciò avvenga, e comunque è difficile che la situazione possa cristallizzarsi. Diciamo che qui questa sala è fondamentale per il monitoraggio della situazione. Qua vediamo questo grande maxi schermo. Sì, qua abbiamo riassunto, diciamo, i vulcani che noi monitoriamo e danno una
informazione immediata di quelli che sono gli eventi sismici che registriamo su questi vulcani. Vulcani che abbiamo detto essere Campi Flegrei, Vesuvio, Ischia e Stromboli. Ritornando al vulcano Vesuvio, lei mi diceva appunto che è possibile prevedere un'eruzione. Quali sono i tempi? Nel senso, quanti giorni a disposizione avrebbe la protezione civile, gli enti preposti per organizzare un vero e proprio piano di evacuazione delle zone, delle zone vastissime dove c'è una densità abitativa enorme? Il tempo non è limitato a poche ore o a pochissimi giorni, ma dura almeno qualche settimana se non di più. Quindi diciamo, nell'esperienza che noi abbiamo, sappiamo che questi fenomeni non sono così immediati da non permettere di fare le operazioni per la salvaguardia delle vite delle persone. E non possiamo però a priori dire quale sarà il tempo che intercorre fra questa nostra allarme e quello che saranno poi i fenomeni insomma, esplosivi, quello che sarà l'attività del vulcano. Quindi è chiaro che questo comporta che bisogna fare il piano in funzione della maggiore rapidità possibile per quanto riguarda poi le operazioni da attivare, e questo dipende ovviamente dalle condizioni. Certo, noi sappiamo essere vie di fuga scarsissime in quella zona, per cui ci si lavora da anni, ma non si è mai arrivato poi ad un punto preciso e risolutivo. Quanto, direttore, le tecnologie vi hanno aiutato nel monitoraggio? Moltissimo. Se consideriamo la mia esperienza, io ho cominciato a lavorare per la tesi a metà degli anni 70, dopo il 75 in poi, e ricordo quali erano le nostre possibilità all'epoca. Oggi abbiamo possibilità di trasmissione dei dati in tempo reale, con tecnologie molto avanzate, una qualità di dati che non era assolutamente pensabile in quell'epoca, e anche un numero di strumenti che non avevamo assolutamente possibilità di attuare. E basti pensare non solo alla parte sismica, ma anche alle deformazioni del suolo, con possibilità addirittura di avere immagini satellitari oggi delle deformazioni che riempiono una vasta area, così come avere dati precisi tridimensionali sullo spostamento su 200 metri con un GPS, e sono tecniche ormai di utilizzo quasi di routine, oppure utilizzare internet come sistema di trasmissione in tempo reale dei dati. Riceviamo buona parte dei dati di Stromboli, per esempio, tramite la rete telematica internet. Ovviamente questo ci ha permesso di fare i nostri passi. Lo stesso per quanto riguarda poi il calcolo e il processamento di questi dati con sviluppi informatici, la possibilità di usare sistemi paralleli basati su più processori messi in rete, e questo ha permesso anche di avere un quadro abbastanza rapido di quelle che sono le analisi che effettuiamo. E anche la diffusione delle informazioni, questo è il terzo aspetto, con sempre la rete, con internet, ne possiamo in tempo reale trasmettere anche immagini anche al Dipartimento di Protezione Civile, oppure scambiarci tra le varie sedi degli NGV dati in tempo reale. Per esempio, noi condividiamo completamente la nostra rete di Stromboli con i nostri colleghi di Catania, la gestiamo noi, però loro vedono esattamente quello che stiamo vedendo in questa stanza con la stessa tempistica che noi abbiamo. Questo è fondamentale, quindi si capisce da questo quanto sia importante investire sulla ricerca, sulle tecnologie. Sono delle spese che i governi dovrebbero assolutamente mettere in cantiere, non tagliare su queste spese che poi saranno un risparmio in futuro. Sì, anche perché di riflesso quello che facciamo non solo è utile per la problematica che abbiamo parlato, cioè il rischio legato ai fenomeni naturali quali vulcani. Quindi, per concludere la nostra chiacchierata, lei è stato gentilissimo ad averci accolto qui da voi all'osservatorio e aver partecipato alla nostra trasmissione Lente di Ingrandimento. Bisogna dire che l'informazione è fondamentale anche per le popolazioni che abitano intorno a quest'area altamente pericolosa. Assolutamente, quello che lo facciamo con trasparenza. Se uno vede visita il nostro sito web, noi addirittura abbiamo messo in linea alcuni segnali sismici delle reti, perché vogliamo. Ricordiamo il vostro sito dove chiaramente si possono verificare tutte le notizie. www.ingv.it è molto visitato, tra l'altro, il nostro sito, proprio perché
diamo queste informazioni addirittura in tempo reale. Abbiamo un riscontro, perché molti ci chiamano, addirittura ci sono persone che sono talmente attente che se vedono anche segnali che non sono chiaramente sismici indotti da fenomeni, diciamo, antropici più che altro, subito si allarmano. Però preferiamo anche essere pressati da questo punto di vista, ma nello stesso tempo fornire un'informazione di prima mano, proprio perché non abbiamo necessità e non riteniamo opportuno avere dei segreti. Qualcosa, perché forse se si avesse avuto prima una maggiore conoscenza si potevano evitare dei danni enormi, perché ci sono state delle costruzioni proprio alle pendici del Vesuvio, che è un atto di grande irresponsabilità dovuto forse proprio alla mancanza di conoscenza. Beh, diciamo che l'importante è essere molto consapevoli di quello che uno fa. È chiaro che col tempo alcuni ricordi pure vengono persi, e addirittura i Campi Flegrei molti non pensano che sia una zona vulcanica. L'esperienza degli ultimi anni, e neanche recentissima, è quella del bradisismo con terremoti, quindi tutti pensano che sia semplicemente un'area di deformazione un po' strana che possa generare terremoti e non l'altro. In realtà è un vulcano attivo, purtroppo, quindi il fenomeno più pericoloso poi è il fenomeno vulcanico, quindi è qualcosa che va ricordato sempre, noi lo cerchiamo di fare in tutti i modi possibili. Luigi, dopo aver provato l'emozione di scendere nel gran cono del Vesuvio, un'emozione che ricorderemo credo per tutta la vita, è bellissimo passeggiare per questo sentiero e incontrare tanta gente e soprattutto tantissimi ragazzi. Tutto il mondo, è vero, sono di tutte le nazionalità. Però invitiamo tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento di venire a visitare il vulcano Vesuvio. Chiaramente fatelo con le guide esperte. Luigi ancora una volta mi dà una mano, perché i percorsi non sono proprio facilissimi. Guide esperte, le guide vulcanologiche che lavorano in collaborazione con l'ente Parco del Vesuvio, che sappiamo, abbiamo detto, lo ricordiamo ancora, è stato istituito nel 1995 proprio a salvaguardia di questo straordinario posto. Sì, e devo dire che noi con l'ente Parco collaboriamo 365 giorni l'anno, ci sentiamo molto spesso con gli uffici dell'ente Parco, proprio diciamo per rendere la visita sempre più gradevole sia ai turisti e sia alle troupe televisive che vengono sul Vesuvio a fare delle riprese. Voi siete 37 guide, chiaramente avete dei turni, e la cosa straordinaria è che lavorate 365 giorni all'anno, compreso il giorno di Natale. Sì, è il Capodanno, perché il turismo è una materia molto difficile e bisogna dare il massimo per cercare di avere... Per avere un ritorno nel turismo ci vuole programmazione, sì. Ci vuole qualità, ci vuole esperienza, non ci si improvvisa qui. No, no. Tu mi dicevi che voi avete proprio un albo di riferimento. Sì, le guide vulcanologiche, a differenza delle guide turistiche, hanno un collegio professionale. Noi tra l'altro siamo le guide di montagna più vecchie d'Italia, e anche il nostro collegio professionale è stato il primo ad essere istituito in Italia, è stato istituito nel 1991. Luigi, percorrendo ancora questo sentiero ci accorgiamo che questo è un altro tratto di una suggestione pazzesca. Da un lato c'è la Bocca Grande, così possiamo dire, il cono, il gran cono del Vesuvio, e di qua c'è il mare, ci sono i paesi costruiti proprio a ridosso del Vesuvio. È possibile anche intravedere gli scavi di Pompei? Sì, questo è il versante che si affaccia sul lato sud della Piana Campana, e laggiù si intravedono gli scavi di Pompei, che in linea d'aria distano circa 10 km, e pensa che all'epoca del 79 la città di Pompei fu ricoperta per 7 metri di ceneri mediamente, per cui questo ti fa capire che tutto quello che vediamo qua sotto, nel caso di un'eruzione simile a quella del 79, tutto potrebbe essere ricoperto dalle ceneri e scomparire. Uno scenario da brividi, quello che potrebbe verificarsi anche a pensarlo veramente mette terrore. Intanto ci godiamo questo momento che è bellissimo, il sole, il verde, questo scuro, del colore scuro del vulcano, è di una bellezza veramente straordinaria.
Mi dispiace ripetermi, però visitarlo secondo me sarebbe proprio essenziale per tutti, prima di tutto perché si conosce un posto di straordinaria bellezza, ma forse anche perché così le persone possono avere più rispetto anche dell'ambiente e quindi del vulcano Vesuvio. Posto migliore per concludere questo nostro viaggio all'interno del cratere del vulcano Vesuvio. Siamo sempre alle capannucce, alle nostre spalle c'è uno scenario veramente bellissimo, di incomparabile bellezza. Le capannucce sono un altro luogo simbolo del Vesuvio. Sì, è, diciamo, la parte del Vesuvio che si affaccia sul versante sud, e questo è uno degli ultimi affacci del cratere, per poi superato quel negozietto di souvenir che comincia il sentiero che conduce al parcheggio di Ottaviano e termina, diciamo, la visita del sentiero numero 5. È proprio da qui che noi vogliamo salutare i telespettatori di Lente di Ingrandimento, ringraziando naturalmente Luigi Maisto, che è il presidente delle guide vulcanologiche che si trovano qui all'interno del parco o del Vesuvio. Grazie per averci condotto e averci spiegato quelli che sono i segreti, i misteri di questo bellissimo vulcano. Noi ringraziamo voi che ci avete dato una lente di ingrandimento per far conoscere ancora meglio a chi ancora non fosse venuto sul Vesuvio la nostra zona. E da qui ancora una volta vi diciamo venite a visitare il Vesuvio, non ve ne pentirete, è un viaggio straordinario. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima puntata di Lente di Ingrandimento.